Parlare di educazione riferita ai ragazzi significa oggi parlare di educazione rispetto a persone che non riescono a vedere il proprio futuro. Il primo punto di partenza è restituire fiducia ai ragazzi e cercare di farlo a partire dalle scuole elementari, scuole medie, liceo, università. L'unico strumento che forse abbiamo a disposizione è l'elemento più prossimo a loro, è la città. E la città in questo deve mostrarsi intelligente nel saper offrire a questi giovani un futuro e saperli affiancare a ragazzi che vengono da altre esperienze, che nel tempo possono provenire anche dall'estero e che quindi possono condividere conoscenze. La creazione di conoscenza, la condivisione di conoscenza, il trasferimento di conoscenza forse sono le ultime possibilità che rimangono al territorio e ai ragazzi che ci abitano per crescere e per sviluppare capacità di autoproduzione, per diventare un po' più artefici del proprio destino. In questo le città possono mostrarsi molto più intelligenti di quanto abbiano fatto finora, possano favorire processi di densità urbana in cui anche lo scambio di poche battute all'interno di un corridoio può significare condividere conoscenza che può dar vita a impresa, può generare lavoro, può innovare, può portare a quel balzo in avanti che la città, le regioni, il paese ancora attende.